Pechino Express, Antonella Elia prende in giro le clubber. Antonella Elia di Pechino Express deride le clubber. È appena iniziata l'ottava puntata di Pechino Express, e ci sono già state le prime polemiche. Cosa è successo? Nella prima sfida per decidere l'ordine di partenza nella gara dei vari concorrenti, le clubber hanno fatto una magra figura. Per questo motivo, in un confessionale, Antonella Elia, visibilmente divertita e soddisfatta di averle viste in difficoltà, ha asserito senza tanti mezzi termini. Finalmente hanno fatto vedere chi sono grazie a questa prova e... A quel punto Jirko Oper ha ribattuto immediatamente, domandando alla Elia. Femmine? Ma la showgirl ha dissentito immediatamente, dicendo. Ma che femmine. Shit. Insomma, sembra proprio che la Elia si sia legata al dito quanto successo nella scorsa puntata. Infatti, in quella occasione, le due caporali, visibilmente in difficoltà, sono state derise dalle due giovani DEI, le quali hanno sghignazzato di gusto. Pechino Express, le clubber prese di mira da Antonella Elia. La scorsa puntata di Pechino Express è stata piena di colpi di scena. Infatti, la coppia composta dai due youtuber Guglielmo Scilla e Alessia Venturi è stata eliminata a sorpresa in una difficile sfida vinta dai due compositori. Finita qua? Nemmeno per idea, perché anche Antonella Elia ha fatto molto discutere. Difatti, l'eclettica showgirl è stata un po' presa di mira dagli altri concorrenti del reality adventure condotto da Costantino Della Gherardesca. E sono stati proprio i compositori ad accanirsi maggiormente con loro. Cosa è successo? In pratica, vincendo la tappa intermedia hanno deciso di dare una penalità alle caporali, cercando di rendere loro la vita difficile. Tuttavia non sono stati nemmeno gli unici ad essere poco carini nei confronti delle due agguerrite concorrenti del reality adventure di Rai 2. Difatti, anche le clubber, vedendo in netta difficoltà la Elia, hanno riso di gusto. Ma le due non si sono limitate solo a ridere, in quanto hanno anche provocato Antonella, dicendole di smetterla di piagnucolare. Motivo per cui quest'ultima è sbottata, criticandole molto duramente. E il fatto che queste ultime abbiano fallito miseramente la prima prova di questa puntata di Pechino Express non ha fatto altro che far tornare il sorriso alla bionda showgirl. Insomma, questa nuova puntata del reality condotto da Costantino è iniziata da pochi minuti, ma le polemiche tra i concorrenti sono già divampate. Chi vincerà questa nuova tappa? Le caporali riusciranno a trionfare nuovamente? Per scoprirlo non resta che seguire questa nuova puntata fino al termine.